Lasciamo Memphis per andare in Alabama. Solo artisti locali di Birmingham. Questo lo chiameremo Momento Cultura Alabama. Siamo sempre in Alabama e io ho trovato il cappellino del secolo. Andiamo a prendere quest'aereo ad Atlanta per lasciare gli Stati Uniti d'America. E alla fine abbiamo lasciato gli Stati Uniti. Appena atterrati a New York City, anche se dallo sfondo non si direbbe, ufficialmente parte iBob New York 3. Siccome primo giorno a New York, sono svegliati tardi, colazione al volo con questo qui, un mega cinnamon bun, un coso alla cannella, lasciate stare, ho sonno oggi. Dopodiché le intenzioni della giornata sono quelle di fare un giro per Bushwick, famoso quartiere, il più famoso quartiere di Brooklyn, e diciamo che è uno dei quei quartieri che sì, è toccato dall'infezione hipster, ma ancora non come la parte iniziale di Brooklyn Williamsburg. Intanto prima di tutto la colazione, che è il pasto più importante della giornata, e poi si cammina. Tappa quasi obbligata, Bushwick, non è vero, sono qua dentro solo per l'aria condizionata, è Urban Legend, un negozio di vestiti usati che però sembra ancora rimasto negli anni 80, cioè della roba che farebbe vergognare anche i fan più sfegatati dei Goonies o di Ritorno al Futuro. E comunque c'è l'aria condizionata, un mare di vestiti a pochissimo, 5 dollari, 8 dollari, se passate da queste parti, Urban Legend, fateci un giro. In giro per le strade di Bushwick, che non hanno ombra, cioè, caro sindaco, mettigli dell'ombra. Qualche curiosità sul quartiere: attualmente questo è il museo a cielo aperto di New York, infatti c'è un quantitativo enorme di graffiti in questo quartiere. Nell'Ottocento questo quartiere era pieno di birrerie, di gente che produceva birra, solo che poi dopo la guerra eccetera eccetera, quando è iniziata ad aumentare l'immigrazione ispanica, erano tutti tedeschi prima in questo quartiere, quando è iniziato a aumentare l'immigrazione ispanica, ovvero essere tutti più poveri nel quartiere, le birrerie si sono levate dalle palle, trasferendosi addirittura fuori New York. L'ultima se n'è andata, se non sbaglio, negli anni 60, e da lì questo quartiere è cambiato totalmente. Bushwick, senza ombra. Per essere a Brooklyn ci troviamo in un posto abbastanza insolito. Questa è la popolazione residente. No, siamo sempre a Bushwick. Questa qui è la City Farm. Nulla di speciale a prima vista, però è un progetto nato nel 2008. Questo era un lotto di parcheggio abbandonato, pieno di siringhe, bottiglie rotte, eccetera, eccetera. E gli abitanti del quartiere, volontari, hanno deciso di ripulirlo pian piano e fare una City Farm, ovvero una fattoria al centro di una grande città. Hanno messo degli animali, ci sono dei mercatini, del local food, coltivano le loro cose. È una cosa un pochettino hipster, però per le scuole, eccetera, eccetera. Ma mi faceva piacere vederla, giusto per rompere il cazzo a questi volatili qui, che mi sa che sono abbastanza aggressivi e quindi mi andrà a finire malissimo. Hey, yeah, my name is Spike. Grew up Lower East Side in Manhattan. Where we are? At Bushwick City Farm. Okay, what are you doing in Bushwick City Farm? This is an empty lot. Some of the neighborhood kids, they thought it would be a good idea to turn it into a farm. Okay. So we started cleaning it up, put a fence up, because there was no fence here. So it was a dirty place? Yeah, it was just full of trash, rubble. Okay, so you clean everything. We started cleaning it up, then we got in touch with an arborist, covered the entire lot with wood chips, and it created like the biggest compost pile in all of Brooklyn. What we do is we produce free food for the neighborhood. We got about close how to it 50 works, chickens. The free food. Well, we operate on a system of give what you can, take only what you need. Okay. So
you just missed it over here. Sundays at 2 o'clock, we give away all the eggs that the chickens produce. Families come and we divide them evenly amongst the families that come. This is an all-volunteer project, so we operate on zero budget, close to zero budget. It's small, but it's awesome. I mean, the contrast between the Brooklyn building and the tomatoes and the chicken, it's awesome. It's so strange. No? Yeah. It is, for me. It's a little piece of paradise in the middle of the concrete jungle. Grow food for yourself. Ascoltate Spike. Listen to Spike. Oggi tutte quelle galline alla fattoria in città m'hanno scioccato, quindi ho deciso di ordinare maiale, e siccome ho già nostalgia del sud degli Stati Uniti, pulled pork della Carolina, io lo chiudo. Sto panino è carichissimo, non riesco neanche a prenderlo, lo prenderò al contrario. Vabbè, assaggiamo. Semplicissimo. Pulled pork, spalla di porco sfilacciata, cetriolini, peperoncino e insalata di cavolo. Certo, New York non ha le dimensioni esagerate che c'erano al sud, però si può mangiare. E il contorno è cheese grits, che non ho mai saputo come si traduca. Cioè, è patate e formaggio. Siamo al Pie and Thighs di Brooklyn. E comunque soddisfa. Doveva essere 6 volte più grande, però va bene così. Essendo che comunque quel panino non era delle dimensioni giuste, bisogna riempire un qualcosa. Io rimango scioccato, più un quartiere si popola di persone, più diminuiscono le porzioni dei ristoranti. È assurda questa cosa. Comunque, meno male, ci viene in aiuto. Siamo nel regno dove hanno inventato la vera pizza, non quella schifezza italiana. Non mi stancherò mai di dirlo. Sono due pizze diverse, è vero, ma il succo del discorso è uno. Quella napoletana è molla, fa schifo, eh. Questa senti che crack. Ora non lo senti, però fa il crack e rilascia quell'olietto radioattivo. La fetta è di una dimensione giusta, cioè guarda, la fetta è giusta, deve essere quanto la vostra faccia, una fetta. E in più i peperoni sono la cosa più simile al nirvana che potrete mai mangiare. Formaggio buono, quelle, la mozzarella gli mettono sulla pizza. Siamo da Joe Pizza, e un altro sinonimo di qualità è che sia Leonardo DiCaprio che Lenny Kravitz e molti altri VIP hanno mangiato la pizza qui. Ovviamente seguendo il mio esempio, mi sembra logico. Quindi sto tappando quel piccolo buco che mi aveva lasciato il panino di prima con un poco di vera pizza. Fidate delle imitazioni napoletane, si sa, i napoletani sono come i cinesi, fanno imitazioni. Questa è l'originale. For this.